Molte volte persone che fanno la dieta si concentrano sempre sulle calorie, però non è solo le calorie che contano e come li vai a bruciare con l'allenamento, ma è la qualità di quelle calorie che state mangiando, la qualità delle proteine, le qualità delle fibre, le qualità dei zuccheri, tutto quello che metti nel corpo. Sì, è vero che è un proteine, un carboidrato, un grasso, ma ci sono anche proteine, carboidrati e grassi che sono più non solo biodisponibili, ma vogliamo dire biofriendly, ok? Biocompatibile, bioprotettive anziché biodistruttive, perché io vorrei parlare del fatto che tutto quello che è artificiale non viene riconosciuto dal corpo, ok? Quando noi parliamo di un alimento che è biodisponibile, stiamo parlando di un alimento che tuo corpo riconosce più facilmente e accetta, perché tuo corpo quasi sempre sta non in agguato, ma in difesa, gioca in difesa. Infatti abbiamo lo stesso numero di neuroni tra l'addome e il cervello, perché costantemente attraverso il nervo vago si parlano per decifrare, decidere quale molecola devono passare la barriera del vostro intestino e quale no, ok? Perché abbiamo proprio il nostro sistema immunitario, si chiama GOLT, ok? Il tessuto del GOLT è una sorta di sentinelle che stanno là e guardano tutto, o provano di guardare tutte le molecole che passano per dire questa può entrare, questo no, questa può entrare, questo no, questo ci protegge dalle tossine, questo ci può proteggere dai batteri, dai virus e quant'altro. Allora, quando parlo di mangiare bene, è molto importante la qualità di quelle che stai mettendo nella vostra bocca. Ecco che quando parliamo di organico è così importante, perché sappiamo o speriamo che non dovrebbe essere, esposto a tossine, esposto a procedure chimiche, ok? Allora, io volevo farvi notare una cosa qua. Queste proteine è grass fed, ok? Dalla Nuova Zelanda. Innanzitutto vorrei farvi un attimo pensare, signori degli anelli, di queste grandi distese di verde. Dobbiamo visto distese lunghissime di natura incontaminato di prati verdi. Allora, già Nuova Zelanda già gioca bene, perché comunque è un paradiso del verde, un paradiso proprio per le persone che vogliono avere i pascoli puri. Però qui abbiamo New Zealand grass fed e si dice che le mucche hanno mangiato 90% del loro brucaggio è stato su pascoli, ok? Nel pascoli, e l'altro 85% del loro mangime, quando non erano, cioè 10% rimane, di quel 10% che rimane, 85% del loro mangime è sempre a base di erbe, ok? A base di fieno, che vuol dire grass fed, ok? Questo vuol dire che quelle mucche sono venute in contatto con la natura, ok? E quello che è il più grande problema delle mucche, spesso in America, usano tantissime cose che sono antibiotici, tutto quello per proteggere la mucca dalla malattia, ma l'altra cosa conosciuta è che purtroppo gli antibiotici fanno ingrassare più velocemente il bestiame, ok? Lo usano per i polli, lo usano per le mucche, lo usano per i maiali, perché un antibiotico fa ingrassare le persone, anche noi esseri umani, giusto così lo sai. E quando tu mangi un animale che è stato purtroppo alimentato sia a terra con perché loro ovviamente passano questi antibiotici che entrano nella terra, ok, purtroppo entra nel nostro corpo e comincia a dare fastidio al nostro microbioma. Non voglio essere, non voglio spaventarvi, però vorrei farvi riflettere, perché è importante quello che rimette nella bocca, che è un fonte più puro possibile, ok? Più puro possibile, perché non sappiamo mai tutto, però possiamo sempre tentare di mangiare più biologico, più organico possibile, più naturale. Così, Foodspring, whey protein garantito, ok? Garantito New Zealand grass fed, che vuol dire che le mucche per produrre la proteina in questa polvere sono state allevate a terra per circa 90 più 85% dell'ultima, cioè tanto. Ok? Tantissimo. Questo vuol dire grande sicurezza per queste proteine che entrano nel vostro corpo e entrano nelle mie ricette. Continuate a seguirmi su jillcooper.it per seguire le ricette che hanno
la vostra salute e la vostra sorrisi e la vostra contentezza, la vostra felicità come finale, perché io vorrei aiutarvi a mangiare divertendovi e soddisfando che cosa? La voglia, perché ce l'abbiamo tutti ragazzi, non conosco una persona che non vuole mangiare ogni tanto qualche cibo proibito, ma se le fai con salute e intelligenza non diventa più proibito, diventa semplicemente un bellissimo gioia di gola. Un bacio a tutti quanti, passate una giornata splendida.